Benvenuti e ben ritrovati di nuovo sul canale. Siamo di nuovo oggi qua con questa piccola e umile guida dedicata a Wukong. Ma come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e se vi va anche un bel commento per dare un grandissimo sostegno al canale, ma soprattutto alla guida. Ok amici miei, oggi cosa facciamo? Oggi ho intenzione di fare due boss. L'ultimo boss sarà veramente difficile farlo, ma speriamo di farcela. Dobbiamo potenziarci contro i fulmini, vi do questo consiglio, quindi se avete pillole magiche da ingerirvi, andate dal volpone e ingerite le pillole magiche contro i fulmini, e anche la resistenza danni fa il suo. Ok amici miei, per oggi invece di salire iniziamo prima dalla parte inferiore, ovvero dal ponte. Andiamo a vedere un paio di cose, perché qui ragazzi ci venite una volta e poi non ci venite più. Oddio, ci dobbiamo venire solamente una seconda volta e poi basta. Ok, ci sta questo albero di perla. Prendiamo subito la destra del ponte. Attenzione che ci sono nemici nascosti. Blocchiamo sempre. Perfetto. Vabbè, pareva che mi colpiva. Guardate quanto è bella la neve comunque, raga. Veramente una cosa da eccezione. Veramente fatto bene. Più avanti vi faccio vedere pure la qualità grafica nei giochi che cos'è. Non guardiamo, non so perché, ma la PlayStation 5 sta dando problemi ultimamente, anche con questo gioco. Da lontano è un amore, invece da vicino, ahimè, inizia a peccare un poco. Facciamo un po' di farming. Alla fine la strada è dritta, non c'è bisogno che vi indichi dove bisogna andare, ma la cosa più importante è venire prima da questa direzione, così la togliamo dalle scale. Perfetto. Ok, qui non ci dovrebbe essere più niente, manco una zona nascosta. Bisogna continuare dritto. Qua si cammina un po', in effetti. Qui non c'è niente. Comunque sia, quando c'è la neve, i raccoglibili difficilmente li vedi, raga. Siamo arrivati in questa zona che è vuota, voglio sto dicendo, è piena poi di che cosa? È vuota, non c'è niente, però guardatevi intorno raga, quanto è bella la zona, godetevelo questo spettacolo. E noi siamo in un altro, diciamo, in un'altra prigione della pagoda, ragazzi, e questa pagoda ci si può entrare per di qua. Godetevelo sto spettacolo, bellissimo. Ci sta proprio. Veramente ci sta, guardate, vedete? Vedete la qualità qui come diminuisce? Siamo vicino a un santuario, porca miseria. Potevi mantenerla un po' di qualità. Vabbè. Ok. Che dobbiamo fare? Dobbiamo salire per sinistra. Qui non c'è niente inutile.
Comunque ragazzi, guardate qui, questi quadri sono il capitolo 1 e l'altro è il capitolo 2 e li abbiamo già visti ogni volta che finiamo un capitolo. Bello, eh? Ok, bloccata questa zona ragazzi, torniamo indietro tranquillamente. Torniamo al primo santuario da dove abbiamo iniziato questa puntata. Ok, se ve lo domandate ragazzi, siamo appena stati dentro alla grande pagoda. Adesso dobbiamo salire per queste scale dove ci stanno tutti questi uomini congelati. Anche un buon pretesto per farmare gratis, un po' di volontà. Ok, qui è abbastanza semplice raga, ci sono un bel po' di nemici, però la zona bene o male è lineare. Andiamo un po' più avanti. Quanti ce ne sono? Ok, vabbè, volontà gratis dopo tutto. Mi sono perso, ma per di qua. Mi sono perso ancora. Dalle. Mamma mia, ma quando è che sei diventato forte te? Ok ragazzi, per farvi capire, fino a qui abbiamo distrutto gli uomini congelati, di là abbiamo, cioè di là si sale le scale, si prosegue per di qua, e se vogliamo andare subito dritto al santuario dobbiamo salire le scale per sinistra, queste scale un po' ripide, tortuose. Arrivati qui abbiamo questo santuario. Ok, adesso però, invece di entrare dentro a questo tempio, scendiamo giù. Facciamo prima tutta la zona giù, perché alla fin fine la strada principale è il tempio. Andiamo dove stavo andando prima. Questo qua lo dobbiamo fare, ragazzi. Come sempre, super veloce, se no ci fa malissimo. Mamma mia, già sta per farci male. Ok, perfetto. Ci sta pure una cassa vicino a lui, prendiamola. Sabbia ferrosa raffinata, ok, perfetto materiale utilizzabile per potenziarci il bastone. Entriamo sotto a questa specie di cavatura naturale. Andiamo per di qua, attenzione a questa. Ok, e voilà, siamo in tutt'altra zona. Guardate là quanto è bello, proprio bello, sto luogo è proprio bellissimo, mamma mia. Ok, qui abbiamo completato al 100%, torniamo indietro. Ok,
Abbiamo escluso quella zona, diciamo l'apertura naturale, le scale e la via principale, adesso ci rimangono solamente altre due strade. Comunque, guardate quanto è bello sto laghetto qui. Veramente non male. Ok, di là siamo venuti, di là si continua. Possiamo andare pure a sinistra di qua. In effetti sì, vedete, giriamo a sinistra per di qua. Qui ci dovrebbe essere un altro albero. Eccolo qui. Albero di perle. Andiamo per di qua. Qui, come vedete, si può salire. Però voglio fare prima il nemico. Perfetto. Facciamoci prima di tutti i nemici. Meno così sappiamo dove siamo passati. Mannaggia, oh. Possiamo salire sia per di là che per la da, per la via principale, penso sia meglio. Saliamo per la via principale, lasciamo stare quelle sottospecie di scale brutte. Cioè, abbiamo fatto un semplice giro, ragazzi, non è che sono saliti. Ce ne sono di nemici, però. Ok, perché il gioco ci ha portati qua? Non c'è niente? Sì, c'è qualcosina, dai. Ah, ecco perché ci ha portato qua, ci sta una cassa. Mi raccomando, questa cassa secondo me è facile da perderla. Ok. Non vi ricordiamoci che stavamo andando sempre verso sinistra. C'è un altro mostro. Congelati, prendiamoci le cotta. Abbiamo quasi finito questa zona, dai. E qua possiamo risalire, vedete, alla fin fine è piccolo lo spazio e potete capire tranquillamente. Tutta la zona di sinistra l'abbiamo fatta, ora ci manca andare avanti nella zona centrale. Mi raccomando, lo occhio sempre, perché in mezzo ai cadaveri ci sono quelli mini. Qui non c'è niente. Perché stavi qua a proteggere chissà che cosa, non lo so. Ok, vedete quest'albero a terra rotto? Qui vi potete orientare tranquillamente. Pure quest'altro. Noi tutta questa zona qui l'abbiamo fatta, sinistra e destra. Siamo saliti e siamo scesi di là. Adesso dobbiamo continuare. E attenzione che qua ci sta un nuovo nemico, che è questo qui. Un attacco nuovo. Meno male che abbiamo sconfitto. Ok, qui raccoglibili, nada. Andiamo invece dall'altra parte. Stavamo qua prima, continuiamo a salire, qua c'è un altro nemico super potente. Ah, mi fai infellato, fai infellato proprio. Ok.
fuori dalla pagoda, questi qua non sono più tanto bestioni, che riusciamo a fare più facilmente. Ma all'interno della pagoda erano tosti, raga. Ok, veniamo qua. Qua non si può andare, qua neanche. Dobbiamo sempre continuare a salire ed esce un nuovo credente. Questo qua fa attacco, ci fa danni da gelo, ragazzi. I danni da gelo in questo gioco sono tremendi top. Mannaggia la miseria, oh. Ma che sei ferito, dai, ho capito. Siamo riusciti a farlo, attenzione che c'è pure il vermone. C'è pure il vermone. Ok, torniamo un attimo indietro, così capiamo lui da dove è sbucato. Lui era sbucato qua di fronte a noi. Subito a sinistra c'è un altro nemico e c'è pure un po' di volontà. Ok, continuiamo a salire, siamo quasi arrivati alla cima. Noi giriamo e scendiamo un attimo verso giù, perché ci sono altri due raccoglibili importanti da prendere. Guardate, vedete questa specie di scalinata naturale? Ok, orientatevi guardando questa scalinata naturale. Ok, secondo me per di qua si scende pure. Allora, per di qua prendiamo albero di perle. Cosa mi ha scaricato? Te l'ho chiesto neanche. Ok, siamo tornati indietro, ragazzi. Vedete? L'ho fatto tutto il giro. Eccolo qua, il raccoglibile che cercavo. Ginseng. Ok, abbiamo fatto tutto il giro. Adesso ci manca solamente continuare per sopra. C'è un altro raccoglibile, ma vedete, non li vedo in mezzo alla neve. Ci posso fare niente, non li vedo. È vero, c'è un altro nemico. Li vedo una potenza. Schivare, ragazzi, questa qua. Ah, bello, sono divertito con questa schivata, bellissimo. Ok, ed era l'ultimo nemico di questa zona, e questa zona, escludendo i raccoglibili che io non vedo, l'abbiamo completata al 100%, quindi le erbe che stanno a terra secondo me non le prenderò stavolta. E qua non ci si può andare. Andare qui. Ok, un altro raccoglibile. Un nemico. Un nemico, bello. Ok, ginseng invecchiato. Io per di qua. Dobbiamo fare questo uccellaccio brutto. Mamma mia. Curatevi, raga, non rischiamo contro questo. Usiamo tutto quello che abbiamo.
scappare, usatevi le reliquie, quelle che vi potenziano in presenza di cielo. Noi riusciamo a fare questo tutti. Ok, sangue del toro di testa. Mannaggia la miseria. Volevi? Ma come ti ho fatto rotolare la neve, raga, bellissimo proprio. Rotolato proprio bello. Ok. Per di qua continuiamo e farmiamo. Secondo me questa zona l'hanno messa solo per farci farmare un poco di volontà. Non di più. Niente di me. Ok, torniamo. Andiamo su quest'altro ponte. Sono due punti. Due punti di legno. Continuiamo per di qua. Ah, già l'ho ucciso. Perfetto, perfetto proprio. Farmiamo. E qui arriviamo e c'è un altro fetente, ragazzi, mi raccomando non salite veloce veloce perché sennò vi sgamma e ci fa a distanza, proprio ci fa. Ok, cura, colpiamolo. Blocchiamolo, è meglio perché già stava riuscendo a fare, non dovevo uscire. Allontaniamoci, cura. Non vi fermate, raga. Mamma mia. Non ci ha dato scampo, non ci ha dato letteralmente scampo. Ok. Ritroviamo sta cassa. Nodo del vuoto, materiali. Curioso. Non so che cosa fa, ma va bene così. Peccato che adesso l'immagine è un po' brutta, distorta per via del fatto che ho perso la vita. Quindi poco ci vedete voi. Però dobbiamo continuare dritti, in poche parole, sempre per la principale. Qui troviamo un pero, lo prendiamo. Buono il pero. Ok. Raccoglibili, non ne vedo in giro. Possiamo proseguire. Qui c'è un altro nemico. E guardate dove siamo, ragazzi, dove c'è quella specie di scala naturale che abbiamo visto prima. Avete visto? Siamo sopra, però a dove stavamo prima. E per di qua si scende. Ma non mi ricordo dove mi portava questa zona, ma comunque guardate là che bello, ragazzi, guardate la pagoda di fronte a lui, che bello veramente. Siamo vicino al tempio. Ok, e qui scendiamo. Abbiamo fatto tutto il giro, ragazzi, e voilà, guardate dove siamo. Siamo dove sta il tempio e dove abbiamo sbloccato il santuario di Mizi. Adesso ci manca solamente riposarci. C'è qualche spirito che non ho recuperato, chi è? Ah, il falco eremita. È vero, ragazzi, mi raccomando, recuperiamo il suo spirito, non fate come me. Non so, non l'ho visto in mezzo alla neve. Per questo non l'ho recuperato. Vediamo cosa fa. Aumenta discretamente i danni da Brina. Ok. Suo attacco. Un tornado. Ok. Va bene. Cosa dobbiamo fare ora?
Dobbiamo andare a battere questo boss fetente che conosciamo già. Ciao la ciao la. Tien han yu gu dong, fu fu he qiu. Lai lai lai, yi qi shang xue yin shi. Abbiamo iniziato male. Ehi, come va? Ma come ha fatto a colpirmi questo attacco? Non basta però. Sto magari è proprio fetente. Eh? Mo qi, hou xiong di. Lai. Xian zuo xia. Na guai. Hei mao chi kao. Mian xiang jian wan. Ke bu hao zhuo. Ni sui you xie cu qian xiu wei. Da zhe ji wei zhi di, tian han di dong, hu luan qing zao. 性命难保，今日既有缘再见，我便教给你一招防身御寒的小神通。我非一般人，此非一般火。以后无论伤了、累了、冷了，就用棒子在地上画个圈儿。 凭他什么虎豹狼虫妖魔鬼怪，哼，拒莫赶尽。 Ok ragazzi, abbiamo ottenuto una nuova magia, anello di fuoco. Questa magia l'ha impostata al posto di paralisi ed è questo il brutto. Un cerchio infuocato tracciato col bastone al cui interno è possibile ottenere un rapido recupero. Potete recuperare energia, vita e difendervi nello stesso tempo all'interno di questo cerchio. È come il cerchio di Witcher 3, ma qui i nemici non possono entrare. Ok, perfetto amici. Tutta questa zona l'abbiamo fatta, completata al 100%. Qui di fronte a questo tempio non c'è più nient'altro da vedere. Dobbiamo continuare dritto e più avanti ci sta pure una bella chicca. Diciamo una bella cinematic da vedere. Perfetto. Continuiamo. Ok, qui non ci sono nemici. Ah, qui c'è un nemico. Ancora un si blocca e non me l'ha bloccato. Qui un altro nemico. Ok. E continuiamo per di qua. Troppo bello comunque, raga.
qui c'è un po' da camminare. Andate sempre dritto, non vi fermate. Dobbiamo raggiungere quel disco sopra la montagna. Scivolo, scivolo.元帅还是不肯归顺吗？再忍一时三刻，怕是就要化为脓血了。<笑>好妹妹，里面凉快得很呐，就等你进来与我一起双修了。元帅说笑了，你若放下执念，我自然会选师傅放了你，到时便可同修大道。哎，我可消受不起。 看来那老贼得了师兄的玩意儿，果然功力大涨，连你这冬天小官都被训得服服帖帖。不过听这动静，天命人已平了塔下的金锁。好妹妹，估着这金疙瘩要等不到你师傅来开喽。这金挠是祖师爷的法宝，小小天命人，如何破得了？ 醒了归将，你怎知这下面是他？什么蛇不吃亏不归的？刚刚闻到一股骚味，这味道好生亲切，忍不住敲锣迎接。师父吸你腹性，饶你一命，让你在浮屠塔底清修，既不识相，小西天的极乐之境，怕是与你无缘了。 Questa si chiama Occidente, ragazzi, è tremenda. Schivatela sempre, ci fa danni elettrici, si trasforma in un 3-2-1 e ha due pure due mosse integrate con sé. Molto potente, ci one shottano proprio, ragazzi, queste due mosse. Cerchiamo di evitare il più possibile quando lo fa, tipo questa, adesso. Ok, qua bisogna correre. Ok, adesso la posso attaccare qui tranquillamente. Sono senza vita. No, no, no. Esplosione di massa coronaria. Aspetta un attimo perché sennò non ce la faccio per niente. Ce la faccio, va bene, dai, ma non ci siamo curati per questo. Però mo il gioco ci dovrebbe fare un grandissimo favore, non ci riporta il santuario, l'ultimo santuario che abbiamo visitato, ma il santuario di cortesia. E siamo a Sprolago, isola della tartaruga. Ok. Oh.
quindi di conseguenza qui secondo me c'è un altro boss segreto, perfetto. Qui abbiamo il santuario. Ok, dai, dopo tutto morire non ci è andato male, dai. Abbiamo sbloccato il santuario qui sopra. E per tornare a combattere contro lei dobbiamo andare qui sopra. Okay. Qui si schiva e qui si attacca. Eh no, mi riesce a prendere sempre questi attacchi. Finalmente. Finalmente qualche attacco pesante al nostro. Si trasforma in drago, fase 1. Pioggia elettrica, quindi schivate sempre. Se ce la fa schivare. Allora, vedi come posso giocare adesso. Ok, adesso si stanca, la colpiamo. Si schiva. Siamo giù qua, perfetto. Questo si trasforma di nuovo. No, non si trasforma, no, non si trasforma stavolta. Ok, che fai mo? No, no, viene da Dio, viene da Zeus, viene da Zeus. Ok, adesso dobbiamo andare verso di lei. Ok, qua ti lascio aperto. Per trasformare a Dio, allora, per i miei non li apponeri, solo così mi conoscete. Se vedete questo calo di luce è stesso il gioco. Thank you.
il rastrello più bello di sempre. Questa è una delle scene più belle. La mia qua scena, tua la la, lao zhu wo zai li mian du kuai yan yang la. Rangke, rangke. Wo pei. Ren bu ren, gui bu gui de po niang. 不想想当年在天上，我岂是那正眼看过的？哼，又是这模样，毛脸毛眼，尖嘴缩腮，全长着命大。又是个哑巴，算了算了，正事要紧。这只老龟，我倒有几分交情。 Avete capito? Lui è l'amico del tartarughe gigante. 花果山那只老猢狲特地没我来助你，生怕你中了他的算计。他和我说，只要凑齐六根，便能救活大师兄。我且信他一回，我先去叙叙旧，你四处查看一番。 Ok, avete capito cosa ha detto? Ha detto che il vecchio saggio scimmia ha chiesto a lui di aiutarci col nostro percorso. E il vecchio saggio scimmia è colui che abbiamo visto all'inizio del gioco proprio. Ok, e se... Bisogna andare a parlare con lui e lui lo trovate proprio qui, alla testa della tartaruga. Ed è già una cosa spettacolare questa raga. Mamma mia. Bellissimo. Guardate quanti uccelli. Guardate quanti uccelli in aria. Guardate quanto è bello. Mamma mia. Ok amici miei, la puntata si conclude qua, perché sennò diventa troppo lunga. E noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata. Ma prima di chiudere vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e scriva anche un bel commento per dare un grandissimo sostegno al canale e soprattutto anche alla guida. Mi raccomando, fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, dove siete arrivati pure voi e se avete bisogno di una mano. Detto tutto ciò, io vi auguro una buona serata e una buona giornata.